Non prendere consigli da chi non è in condizione di poterti dare tale consiglio. E cosa voglio dire con questa frase? Vuol dire semplicemente che chi, diciamo, non è in uno stato, in una condizione di poterti dare un determinato consiglio, perché effettivamente non ha quella determinata cosa, non può darti un consiglio utile, intelligente, profittevole. Per il semplice fatto che se segui i consigli da chi non è in uno stato, in una condizione che ha già ciò che tu vuoi avere, essere o diventare, immancabilmente diventerai proprio come quella persona. Molte volte quando si chiede un consiglio a una persona si definisce e si inizia tale frase con secondo me dovresti fare così o dovresti fare cos'ha, ma quel secondo me, sinceramente, come dico sempre, non vale un cazzo. Perché effettivamente è solo un secondo me, ma non rispecchia la realtà dei fatti, ma la percepiamo come se fosse effettivamente la realtà concreta e che effettivamente ci circonda. Il fatto di prendere consigli da chi non è in una condizione di poterci dare, immancabilmente si diventerà proprio come quella persona che non è in condizione di poterci dare tale consiglio, ad esempio della ricchezza, ok? È inutile prendere consigli da ricchezza o da chi effettivamente guadagna poco per diventare ricchi, cioè se voglio guadagnare 10.000 euro al mese, non andrò a prendere consigli da chi ne effettivamente ne guadagna 1.000 o 2.000 al mese, perché non è in una condizione di poterci dare tali consigli per poter raggiungere tale introito mensile, perché effettivamente se fosse in grado anche tale persona dovrebbe guadagnare tale cifra, ma in realtà non li sta guadagnando. Di conseguenza, per attuare e prendere consigli utili e profittevoli per raggiungere tale introito bisognerà andare da quella persona che ne guadagna 15-20 mila e effettivamente seguire tali consigli e mettere in atto tali consigli che ci permettono di raggiungere tale importo. Tutto questo per il semplice fatto che effettivamente si raggiungerà e si diventerà proprio come tale persona. Quindi non si può prendere consigli da una persona che effettivamente non è in grado di poterli dare. È inutile chiedere consigli sulla felicità a chi effettivamente è infelice o odia la vita, ma mi sembra logico. Ok, quindi se vuoi essere felice, studia la felicità, se vuoi essere ricco, studia la ricchezza, se vuoi essere forte, studia la forza, semplicemente. E diventerai proprio ciò che effettivamente descriverai, studierai o prenderai tali consigli.